Una buona serata, buon martedì di vigilia di Natale, ben ritrovati con l'ultimo appuntamento del 2019 con Proteramu. Poi la nostra trasmissione si fermerà, riprenderà solamente ad anno nuovo, anche perché il campionato è fermo, non doveva essere fermo in questo fine settimana, lo è stato per le vicissitudini legate alla questione Lega Pro governo sulla defiscalizzazione, l'impegno del Teramo che doveva essere il primo del girone di ritorno al Bonolis contro il Catanzaro sarà recuperato mercoledì 22 gennaio alle 18:30, però prima il Teramo ricomincerà il prossimo 12 di gennaio in trasferta contro la Sicula Leonzio a Lentini, dunque ripartirà dalla Sicilia il campionato dei biancorossi. Campionato che dunque possiamo analizzare per metà, ovvero la metà che si è giocata, quella del girone d'andata, d'altronde è notizia consolidata, Teramo ha girato a quota 25 punti, con la Regina che sta dominando il girone C e girone A che sembrano, almeno a prima vista, indirizzati già verso Monza da una parte e Regina appunto dall'altra. Ne parleremo per un'ora, qualora vorrete stare con noi in questa vigilia di Natale, lo faremo con i nostri ospiti. Ringrazio, lo saluto particolarmente perché adesso finalmente gli posso dare anche il sottopancia, direttore sportivo del Latina, Marcello Di Giuseppe. Ciao Marcello, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti. E poi la nostra Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Allora, eccola qua. Vediamo la classifica, intanto c'è l'albero di Natale che giustamente campeggia perché anche è il momento adatto per cui stia qui con noi. Classifica del girone C, lo ripeto sempre, il Teramo in realtà per la classifica avulsa sarebbe dalla parte sinistra, cioè al posto della Casertana. Invertite mentalmente i due posti, ma sostanzialmente il non è che cambi granché. Il Teramo però in questo momento è nei playoff, è proprio perché ha vinto lo scontro diretto con la Casertana. In un girone in cui, Marcello, parto da te, ti aspettavi che in alto ci fosse più competizione, perché 10 punti tra Regina e poi le inseguitrici sembrano abbastanza da poter amministrare o no? Se continua così la Regina, è chiaro che uno non poteva ipotizzare quello che è stato il cammino fatto dalla squadra, dalla Regina. I punti sono tanti, però anche il Bari adesso sta andando avanti spedito, quindi comunque c'è un girone da affrontare, c'è lo scontro diretto, quindi è chiaro che la Regina... Che si giocherà però a Reggio Calabria. Sì, sì, importa poco perché comunque la Regina... sono 17 partite i gironi? Sono 19. Quindi 57 punti, ne ha totalizzati 49. Chiaro che se il trend dovesse essere questo anche nel girone di ritorno, c'è poco da fare per tutti. Io penso che un momento di calo lo avrà, anche perché la Regina, soprattutto le ultime partite, è stata molto brava, ma anche un pizzico fortunata, perché al 90esimo, se non sbaglio, o giù di lì, ha vinto la partita in casa su un rigore, e domenica scorsa, cioè l'ultima partita, è riuscita a vincere in rimonta. Quindi io sono convinto che un minimo di calo lo avrà. Devono essere bravi le inseguitrici, soprattutto penso il Bari, che è la più accreditata, ad approfittarne, però a questo punto i margini di errore chiaramente per chi insegue sono minimi. Certo. Assolutamente. Invece, visto che vediamo le immagini proprio della partita di qualche settimana fa tra Teramo e Regina, in cui invece la squadra di Toscano sembrava un rullo compressore, ti chiedo se invece ti ha un po' stupito in negativo, come poi hanno detto tutti un po' i protagonisti, anche i diretti interessati, i giocatori, questa prima parte di stagione del Teramo. Ora, al netto delle difficoltà che abbiamo sempre detto, una squadra totalmente rinnovata, una squadra da ricostruire da zero, però probabilmente 25 punti è un bottino un po' troppo magro, un po' troppo misero. Ma sul Teramo bisognerebbe fare diverse valutazioni, come hai detto tu, squadra comunque cambiata totalmente, più che in ritardo, nel senso che poi
se non sbaglio, il tempo materiale per fare le operazioni a livello di mercato c'è stato, sono state fatte le scelte. È chiaro che quando cambi tanto è sempre difficile. Io all'inizio, quando sentivo parlare, ma senza togliere o mettere nulla, quando sentivo parlare di un Teramo che potesse puntare a vincere il campionato, non mi sembrava un organico da vincere il campionato. Qualcosina di più è chiaro che ci si poteva aspettare. 25 punti non sono molti, chiaramente. Poi bisogna anche capire quelli che effettivamente sono stati gli investimenti e quelli che erano le aspettative, perché comunque d'altronde se si è fatto un progetto bisogna capire dove, quando, come, nei tempi in cui si vuole arrivare a un determinato risultato. Certo. Io penso che il Teramo abbia fatto, visto molto dall'esterno, abbia fatto male nella prima parte. Eccola qua, te lo faccio vedere. Questo è il cammino, abbiamo mostrato anche settimana scorsa, diviso per mesi, ovviamente con il recupero con la Sicula Leonzio che fa parte di ottobre, ma che in realtà nella scansione del campionato è la seconda giornata, diviso per giornate e per la posizione in classifica che il Teramo aveva assunto nel momento in cui ha affrontato queste squadre, cioè dopo aver affrontato queste squadre dove si trovava in classifica. Sì, ci poteva stare appunto un inizio un pochino con qualche difficoltà, avendo appunto cambiato tanto. Dopo c'è stata, se non erro, quella serie di vittorie che sembrava avessero messo il Teramo in una posizione quasi di lancio, perché se non ricordo male era molto vicina anche dopo le quattro vittorie, anche allo stesso Bari che adesso è lontanissimo. E poi c'è stato l'ultimo periodo che è vero che ha affrontato un po' quelle che sulla carta erano le favorite, però ribadisco, il Teramo per le aspettative, almeno per quello che sentivo, doveva attestarsi comunque in una situazione immediatamente dietro le 3-4 che devono essere pretendenti, quindi certo, qualcosina probabilmente manca, però anche lì c'è un girone da affrontare e probabilmente, me lo auguro, il Teramo riuscirà a risalire la china e comunque a fare i playoff, che penso che sia almeno l'obiettivo minimo che si erano preposti. Quindi secondo te questo andamento, diciamo, che rispecchia un po' la naturalità di una squadra sostanzialmente nuova? Allora, ripeto, io non conosco veramente da dentro quelle che sono le dinamiche del Teramo Calcio. Io posso dire che il Teramo ha fatto molto male all'inizio. Secondo me negli episodi è stato anche favorito in quel trend positivo di quel mese e mezzo, dove però doveva prendere spunto appunto per continuare quella che poteva essere una risalita. Gli ultimi risultati, non ultimo anche la stessa partita, io ho avuto occasione, quella partita l'ho vista contro la Regina, insomma è vero che la Regina è forte, però è anche vero che probabilmente non puoi disputare una partita del genere, perché comunque e stiamo parlando di 20 giorni fa, non sì, credo oltre, sì, sì. Quindi la squadra a quel punto deve avere un'identità, deve avere un equilibrio, e lì un pochino sono rimasto deluso, ripeto, al di là della forza dell'avversario, che sicuramente è una forza importante, perché è una squadra importante, una squadra che i risultati lo dimostrano, però ho avuto la netta impressione che veramente in quel momento ci potevano essere due categorie di differenza tra le squadre, e questo secondo me non è l'effettivo valore poi non è la differenza, no, che c'è, non può poi essere quella la differenza. E ripeto, la cosa che mi ha fatto un pochino pensare è che questo tipo di partita sia capitata praticamente quando un pochino la squadra doveva essersi assestata, quindi ripeto, è da vedere adesso al rientro, all'inizio, soprattutto le prime partite, che se non sbaglio il Teramo avrà un calendario tra virgolette, anche se il giro di ritorno, sì, non impossibile, sempre, però come sempre il giro di ritorno parte un altro campionato, le squadre cosiddette piccole dovranno lottare molto più a denti stretti e i tre punti pesano molto di più, quindi chiaro che io penso che per il Teramo il mese di gennaio e febbraio saranno i mesi
più delicati. Assolutamente. Oh, Aya, invece con te, visto che sabato sera, qualche giorno fa, 3 giorni fa, c'è stata la cena del club biancorosso, che insomma ringraziamo anche per l'invito, è stata una bella serata. È intervenuto tra gli altri e ha parlato anche il presidente del Teramo Franco Iachini, lo ha fatto a coloro che erano presenti in sala, non ha fatto un'intervista vera e propria, però insomma noi abbiamo ripreso alcuni passaggi e li abbiamo divisi per argomenti. Innanzitutto partiamo da quella che lui ha definito la rifondazione. Ascoltiamo l'audio, chiaramente è carpito dalla serata, quindi perdonateci se non è proprio perfetto, non era proprio un'intervista standard, però insomma ascoltiamo che cosa dice sull'argomento rifondazione che c'è stata in estate da Franco Iachini. Vabbè, abbiamo iniziato un nuovo percorso partendo da una rifondazione, permettetemi, anche se qualcuno ha criticato questo termine, ma non era voluto nel senso dispregiativo del termine, ma rifondazione per me vuol dire ricostituzione di qualcosa che non c'era, non rifondare qualcosa che era fatto male. Diciamo che non c'erano tante cose in una società di calcio come almeno io sto cercando di imparare a fare. Devo ringraziare innanzitutto i miei collaboratori, a partire da Andrea Iaconi, da Sandro Federico e da Bruno Pellino. E c'è Teo Di Mascio, che anche lui è una pietra fondamentale della nostra organizzazione, perché come sapete noi vogliamo puntare molto sui giovani e quindi la ricostituzione di un settore giovanile non prescinde assolutamente dalla costruzione di una squadra. La nostra squadra, lo sapete tutti, sicuramente ci ha un po' deluso, ecco, diciamo, ci ha un po' deluso. Questo l'ho detto chiaramente anche al mister, che è il primo che deve rispondere di questi risultati, ma non perché lo vogliamo mettere sul patibolo, ma lo vogliamo solo stimolare a fare qualcosa di più. È difficile amalgamare 25 persone, tutte nuove, tra di loro si conoscevano, poche esperienze. È difficile anche rientrare in un'organizzazione con tante persone diverse, quindi a volte anche l'ambiente può incidere sui risultati della squadra. Oh, questa era la prima parte che insomma le abbiamo messe un po' cronologicamente. Ha parlato di quella che viene definita rifondazione. E questo probabilmente nel corso dei mesi bisogna dire che è stato anche un merito di Franco Iachini di rivedere il verbo, che era un altro, adesso sì, è rifondare, era bonificare. Era bonificare all'inizio, sì. Adesso rifondare, va bene. Probabilmente dice Iachini, abbiamo un po' si è un po' capito male, nel senso, non volevamo cambiare qualcosa che funzionava, volevamo innestare qualcosa che non c'era, certo. Probabilmente, giusto? Sì. Sì, il senso poi ulteriormente spiegato insomma in questa serata è stato sicuramente questo. E nel contempo comunque è una scelta coraggiosa, certo. Perché per cambiare tanto, per cambiare praticamente tutto o quasi, ci vuole comunque coraggio, può andare bene, può andare male. Certo. Comunque ci vuole tempo per far assestare le cose, queste sono cose insomma pacifiche, sono valutazioni abbastanza anche scontate. Con il senno di poi è chiaro che in questo girone di andata e in tutta questa rifondazione qualcosa ovviamente è venuto a mancare, perché ovviamente non ci basiamo sulla gestione, ma ci basiamo sui risultati, certo. Quindi perché poi alla fine delle cose la questione che conta di più e che interessa più alla gente, ai tifosi, è cosa fa il Teramo la domenica? Mm-hmm. Purtroppo altre valutazioni vengono sempre in secondo piano, se non in terzo piano, magari anche sbagliando, però sì, il risultato purtroppo o per fortuna è la cosa che conta ancora di più rispetto a tutte le anche altre, anche perché insomma ha detto
siamo abbastanza delusi da questa prima parte, sì. E il mister lo sa. Sì, tra l'altro mi sembra il Presidente l'aveva già detto, quindi è una ripetizione insomma di un discorso già fatto. Che ci sia delusione, appunto, siccome è una ripetizione di una cosa che aveva già detto, era ormai noto, è anche abbastanza naturale insomma per un Presidente che poi anche lui poi dice sempre in quel discorso che ha speso tanto, magari si sarebbe aspettato qualcosina in più a livello di classifica. Io sono d'accordo con quello che diceva il Direttore di Giuseppe sulla posizione più o meno insomma che doveva occupare il Teramo, ma l'avevamo già detto tempo fa, ecco, sempre in questo contesto. Purtroppo quando appunto si cambia tanto non sempre le cose sono così scontate, facili e automatiche. Ci vuole lavoro. Il Presidente ha messo sotto la lente l'ingrandimento soprattutto il tecnico Bruno Tedino, però è chiaro che Bruno Tedino è uno dei tasselli di un puzzle che deve lavorare al meglio e insieme per far sì che poi la squadra renda sul campo meglio di quanto ha fatto fino a questo momento nel girone di andata. Quindi Tedino ovviamente ha le sue responsabilità per un cammino finora deludente, come ha definito lo stesso Presidente. I direttori Iaconi e Federico ovviamente hanno, per quanto di loro competenza, le loro responsabilità, e la squadra, i giocatori hanno le loro responsabilità, di conseguenza tutto questo puzzle, tutti questi pezzi del puzzle dovranno nel girone di ritorno, anche con il mercato di gennaio, quel poco che magari si è fatto trapelare che si farà, cercare di migliorare una macchina che fino a questo momento non è andata alla velocità sperata. Certo. Di conseguenza bisognerà lavorare meglio, lavorare di più insieme, cambiare qualcosa. Ovviamente noi dall'esterno questo non possiamo saperlo, è evidente dai risultati del campo che qualcosa non è girato al meglio. Ha inciso anche il cambiamento di progetto tattico, perché il Teramo era stato costruito per il 4-3-1-2 e poi è diventato un 2-1 davanti in corsa, tra l'altro andando a rivedere anche un po' il cammino di Cianci, il cambiamento è stato causato dallo stesso Cianci quando è stato espulso da Avellino. Sì, per il fallo di reazione. Da lì Tedino un po' ha cambiato, è andato gradualmente sul solo Magnaghi assistito dalle due mezze punte, quindi praticamente Cianci si è autocondannato con quel rosso, ovviamente poi con tutte le valutazioni del caso e con il senno di poi si possono fare anche battute, però fondamentalmente poi è andata così. Quindi magari avrà inciso anche questo cambiamento di progetto tattico, avranno inciso tante cose, anche il fatto di mettere insieme tante teste nuove avrà certamente inciso, quindi adesso dopo sei mesi, dopo sei, sette mesi, insomma chiaramente le cose io credo andranno a girare un po' meglio per conoscenza non solo dei giocatori ma anche dei direttori, dell'allenatore, anche sapendo magari dove andare a puntare nel mercato di gennaio, quindi credo che le cose naturalmente per quello che insomma è il Teramo che vediamo noi dall'esterno come una società organizzata andranno a migliorare. Certo. Se non dovesse essere, è chiaro che poi si valuterà insomma cosa fare in vista del prossimo anno, perché fermo restando quello che ha detto più volte il Presidente Iachini, che ha speso e non poco. Certo. A proposito dell'allenatore, poi Iachini ha parlato ancora di Bruno Tedino, l'ascoltiamo. Sta nelle capacità di Bruno Tedino dover far emergere tutte le potenzialità. Io ho chiesto una cosa al mister, sicuramente quella di valorizzare alcuni giovani, che noi abbiamo dei potenziali molto interessanti. Penso che questa cosa aver fatta, anche perché comunque abbiamo superato lo scoglio del primo girone, ho studiato gli avversari, nel girone di ritorno tanti errori fatti sicuramente non li ripeteremo, me lo auguro, e speriamo di arrivare ai playoff. Arrivare ai playoff vuol dire riniziare un nuovo campionato e lì si rigioca tutto, non è che se arriviamo decimi piuttosto che secondi siamo svantaggiati. Sì, sicuramente ci rimetteremo in discussione, ci sarà la primavera che come sapete la primavera dà forza a tutti quanti, poi di più, e quindi ce la giocheremo tutta.
Valorizzare i giovani, se lo chiede il presidente, evidentemente è perché fino a questo momento non è stato fatto come la società avrebbe voluto, immagino, altrimenti non ci sarebbe motivo di chiederlo. Che poi in realtà era quello che a volte ha stupito non solo noi addetti ai lavori, ma anche le persone, i tifosi che andavano allo stadio. Cioè, molti ci fermano e ci chiedono perché non gioca Viero, perché non gioca Santoro, perché non gioca... Ecco. Di giovani, se vado a memoria, non mi sembra che ce ne siano tanti, però quei pochi che ci sono, per quel poco che abbiamo visto, mi sembra che siano, ecco, validi. Viero è un prospetto, da anche Tedino, definito come un futuro regista, insomma, importante anche, certo, di categoria superiori. Ricordiamo che ha cominciato come mezzala e poi adesso si sta adattando anche come playmaker, ma evidentemente ha le potenzialità per farlo. Santoro, secondo me, ha dato dimostrazione di essere forse anche un centrocampista che per caratteristiche serve un po' al centrocampo del Teramo, perché spesso va a recuperare lui palle, insomma a rompere le azioni degli avversari, cosa che gli altri colleghi di reparto per caratteristiche diverse non fanno. Piacentini è un giocatore che nell'anno passato... Guarda, te li faccio vedere con una schermata, anche, sì, avevamo anche questa mandata qualche settimana fa. Proprio sui giovani li avevamo definiti i quattro assi, con i quattro semi delle carte da poker. Ecco, così anche graficamente ti do una mano. Sì, Piacentini, dicevo, l'anno passato ha sofferto di pubalgia, quindi ha avuto un impiego limitato, però adesso è praticamente sempre stato titolare, a parte la squalifica, insomma, ultima che dovrà scontare, anzi non ha ancora scontato, perché col Catanzaro si deve ancora giocare, quindi è diventato uno dei punti di riferimento della difesa. Non sempre ha fatto bene, però tendenzialmente ha fatto bene. Minelli ha sofferto purtroppo di diversi contrattempi, viene già da un infortunio particolare alla caviglia, quindi era un giocatore da rilanciare. Si è fatto male a Torricella in una delle ultime amichevoli durante la fase del precampionato, quindi poi è stato praticamente sempre fermo, è stato recuperato, ha giocato la Coppa Italia, non ha fatto benissimo contro la Robur Siena da titolare. Ha fatto meglio a gara in corso, quando è stato utilizzato, praticamente mi sembra di ricordare che ha fatto l'esordio a Bari, proprio dove comunque ha inciso nel pareggio finale, e quindi il suo impiego è stato comunque limitato per causa di forza maggiore, per gli infortuni, ecco. Però è chiaro, a parte la valutazione secondo me delle caratteristiche tecniche, tattiche o potenzialità e quant'altro, che poi ovviamente l'allenatore sa meglio di noi, i giovani hanno quella voglia di emergere, di farsi vedere, quella fame agonistica che magari altri giocatori che hanno già vinto campionati o che hanno un'età maggiore, che si sono già messi in mostra, che hanno già, insomma, non percorso avere una parte della loro carriera importante, non possono avere. Certo. Forse quella fame agonistica che a volte al Teramo è mancato in questo girone di andata, perché a parte la manovra, a parte l'attacco che non riesce a pungere, a parte la difesa che a volte spesso prende gol, c'è un'intensità agonistica che soprattutto nell'ultimo mese pian piano è andata scemando. Certo. Di conseguenza è da ritrovare con le motivazioni, con la gestione del gruppo, e anche magari appoggiandosi ai giocatori con maggior carattere e anche a chi ha fame di farsi vedere. Certo. I giovani è chiaro che rappresentano un rischio, perché commettono probabilmente tendenzialmente più errori rispetto a un giocatore esperto, però hanno dalla loro parte quella voglia di, comunque, passatemi il termine, spaccare il mondo, che può fare la differenza quando magari la gara diventa piatta, quando il Teramo abbassa il livello, e di conseguenza magari può servire quella sveglia per cercare di ricambiare un po' le carte in tavolo. Ecco, questo è, credo, la valutazione da fare anche per il girone di ritorno. Dei quattro ragazzi che abbiamo visto, chi è che ti piace, se riconosci, se li hai visti? Di questi quattro, che ti piace? Ma sono quattro buoni giocatori, io aggiungerei anche K, che comunque è stato confermato, quindi era un giocatore che
che era già in organico l'anno scorso. Ma siccome avevamo 4-6 le carte da poker, io mi dispiace. Era una schermata fatta appositamente. Se esce il jolly. Jolly manca, no, vabbè, no. Ma il valore assoluto dei giocatori in questione non si discute, benché siano giovani. Però il valore assoluto certamente non si discute, probabilmente si discute la compatibilità di ragazzi giovani, ma che hanno già una discreta esperienza di impattare in un certo modo in una squadra di Lega Pro che ha comunque obiettivi ambiziosi. Ma sono scelte perché oggi lamentarsi del poco impiego, faccio fatica perché, ripeto, io faccio un commento veramente un po' distaccato, però è chiaro che poi le dinamiche penso in qualche maniera di conoscerle, cioè, perché tanto parliamo sempre di calcio e le problematiche più o meno sono sempre le stesse, cioè dei 4-5 4-5 giovani che il Teramo in organico, diciamo quelli di maggiore prospettiva su cui intende puntare, è l'unico che ha giocato con continuità è Piacentini, che aveva anche giocato abbastanza lo scorso anno, però poi fondamentalmente gli altri sono stati messi in competizioni da tutti i punti di vista difficili, cioè lì parliamo di due giocatori centrocampisti e due trequartisti, se vogliamo, Minelli e Cappa. E se andiamo a vedere l'organico del Teramo, è proprio lì dici che c'è la maggiore abbondanza. Ma fai fatica perché comunque sarebbe un controsenso comunque il fatto di pensare in pianta stabile questi ragazzini, che sono ragazzini forti e di sicura prospettiva, e casomai vedere fuori 3-4 giocatori con, suppongo, uno stipendio e una carriera importante. Non giocare, quindi la bilancia penderebbe dall'altra parte, nel senso che è vero, sto valorizzando i giovani, ma probabilmente ho sbagliato qualcosa in estate pensando di portare a Teramo giocatori così importanti quando volevo valorizzare i giovani. In qualche modo, come la giri un po' di confusione è stata fatta. Io penso che sul giovane bisogna puntare, bisogna crederci e bisogna dare la possibilità al giovane di sbagliare. Se uno non parte da questo presupposto fai sempre fatica, oltretutto quei giovani per caratteristiche forse ci sono proprio in parte, da come la vedo io, anche la risoluzione di qualche problema tattico che ha avuto il Teramo, quindi ma secondo me in mezzo al campo soprattutto il Teramo è una squadra molto forte che sa palleggiare, che comunque ha giocatori con un'ottima tecnica, vabbè, poi giocatori che si conoscono, però la dinamicità in quel reparto è pressoché assente e purtroppo oggi nel calcio non fai fatica a qualsiasi livello. La Juventus ha perso con la Lazio due partite e fa fatica perché in mezzo al campo, forse si esclude Matuidi, il resto hanno tutti caratteristiche diverse e quando devi supportare tre attaccanti poi fai fatica. Ed è chiaro che il Teramo in parte, per quello che ho visto, soffre parecchio proprio la corsa al ritroso, cioè quando perde palla, quando deve ripiegare, quando deve andare a recuperare palla, quando deve aggredire le seconde palle. Diciamo che quando la partita si sporca, e fondamentalmente si sporca spesso in queste categorie la partita, a quel punto il Teramo fa un po' più fatica e questi giocatori per caratteristiche, proprio questi giovani, avrebbero sia per età sia per caratteristiche anche quella propensione. Però ripeto, poi i progetti si fanno all'inizio e io non credo che loro non si siano parlati, cioè vogliamo fare bene o benissimo puntando su vecchi e poi al limite inserire qualche giovane, vecchi tra virgolette sempre, comunque giocatori esperti e comunque giocatori con un costo, perché io penso che il presidente Iachini non ha mai negato di aver investito parecchio su questa squadra, quindi è normale che nella stessa cena
dopo aver fatto giocare 20 partite a Minelli, 20 partite a Santoro e 20 partite a Biero, e qualcun altro usciva fuori dalle rotazioni, e quel qualcun altro probabilmente, parliamo di giocatori con un costo molto elevato, e probabilmente sì, anche lì si sarebbe parlato di errore. Certo, perché poi come la metti, c'è sì, il sì, ma guarda, le squadre si fanno in estate e bisogna, i progetti tecnici si fanno in estate e bisogna portarli avanti. Quindi adesso o il Teramo a gennaio punterà dritto su questi giovani e non sarebbe sbagliato, ma comunque secondo me devono far posto, qualcuno deve far posto a loro. Quindi voi parlate di un mercato che, da quel che ho capito, il Teramo intende far poco sul mercato. Sì, poi lo poi ascolteremo poi, proprio. Se poi sono queste le aspettative da parte della società, almeno per quello che ho sentito dal presidente, si farà molta fatica a dare la fascia di capitano a un giocatore che comunque probabilmente facendo giocare quei giovani andrebbe proprio lui a pagare dei cambi. Se non sbaglio, a rigoni. Sì, appunto, dico, anche quella sembra una cosa detta lì e buttata lì, però non è così. Cioè, io do la fascia di capitano a un giocatore che so che comunque non uscirà mai dalle rotazioni, ma comunque è un giocatore che può tirare il fiato, ma rimane un punto di riferimento importante tecnico della squadra. Certo. E quindi, ripeto, stando a quelle che sono le parole che ho sentito dal presidente, forse mi aspetto molto di più da quello che loro dicono di dover fare sul mercato. Noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo. Sì, ripartiamo. Di nuovo insieme per questa puntata pre-natalizia di Proteramo, che va in onda eccezionalmente alla vigilia di Natale per tenervi compagnia anche questa sera. Abbiamo parlato di probabile mercato che il Teramo farà, che è intenzionato a fare a gennaio. Siccome abbiamo sentito già due stralci delle parole del presidente Iachini, sentiamo proprio quella che riguarda il mercato di gennaio. Mercato di gennaio, che non vi aspettate chissà che cosa, perché noi qui dobbiamo iniziare a essere veramente aziendalisti. Abbiamo speso tanto, dobbiamo utilizzare le risorse, se c'è da cambiare qualcosa lo faremo, ma lo dovremo fare con coscienza e naturalmente cercando di non appesantire ulteriormente i conti di una società, che sono veramente molto gravosi. Non vi voglio tediare né tantomeno piangere sul latte versato e su quello che dovrò versare ancora, però latte molto gustoso, però sicuramente dobbiamo fare tesoro di tutto quello che è stato questa prima fase, questo primo girone. E credo che con Andrea con Sandro abbiamo già iniziato a impostare qualche indirizzo. La squadra dovrà essere sicuramente rafforzata, anche perché purtroppo la mancanza del nostro Di Matteo per l'infortunio ci dovrà essere rinforzata in quel settore sicuramente, almeno fin tanto che il buon Di Matteo non riprenda il suo ruolo. Dovremo rinforzare sicuramente un po' l'attacco. Sulla difesa ci dovrà essere qualche innesto, qualche intervento, almeno questo è quello che anche il mister va dicendo, però non è che si debbano fare chissà quali grossi stravolgimenti. Allora, queste le parole di Franco Iachini. Ania, vengo da te, perché? Innanzitutto Iachini ha detto non vi aspettate, giustamente dire, aggiungo io, non vi aspettate il mercato
che abbiamo fatto in estate, perché sarebbe irreplicabile. E poi anche perché il mercato di gennaio non è come quello estivo, hai meno tempo, ci sono meno opportunità, e quindi è chiaro che è così. Poi voglio dire, la squadra, giustamente, per chi investe, è comunque fatta, va probabilmente ritoccata. Chiaro che in estate ci sono i movimenti maggiori, ma anche le possibilità maggiori. Esatto. Il terzino sinistro lo diamo per scontato che arriverà, perché Di Matteo è fuori, e quello è un ruolo certamente da coprire. Sì, si dovrebbe andare su un terzino giovane, però da quello che sono, insomma, ciò che filtra, poi a meno che non si cambi idea nei prossimi giorni, ecco. Però proprio per lasciare Tentardini titolare, bisognerebbe, anzi pare che si andrà su un terzino un po' più giovane per cercare, insomma, di avere sì un'alternativa, ma lasciare comunque la maglia titolare, dare la sicurezza a Tentardini, non doversi giocare per forza, aspettando poi Di Matteo, che le ipotesi più ottimistiche danno per marzo già in campo. È chiaro che la riabilitazione è lunga, noi auspichiamo che sia ovviamente così, ma è chiaro che sia un punto interrogativo. L'altra sera peraltro era presente proprio alla cena Luca Di Matteo, insomma, infatti abbiamo fatto la battuta, in piedi sta in piedi. Sì, poi per fare altro, insomma, c'è ancora bisogno di tempo, però è chiaro che sì, la lacuna va colmata, perché le ipotesi ottimistiche danno per marzo, ma poi effettivamente non sappiamo quanto tempo effettivamente impiegherà Di Matteo per tornare davvero sul campo per dare una mano al Teramo. Difesa e attacco, perché ha detto va fatto qualcosa in difesa, va fatto qualcosa in attacco. Ciancio e Martignago sembrano essere i partenti, inutile girarci intorno. Sì. Magnaghi è certamente quello che sarà confermato. Credi che si giocherà su due fronti, nel senso, vediamo chi esce prima tra Ciancio e Martignago e quindi ne parte solo uno, oppure se c'è la possibilità cederli entrambi e prenderne due? Bella domanda. Bella domanda. Io credo che proprio valutando, insomma, quelle che saranno prima le uscite, si andrà molto a giorno per giorno, almeno da come riusciamo a capire, ecco. Perché anche sulle caratteristiche ipotetiche dell'attaccante che deve arrivare, che dovrà avere, insomma, questo attaccante, non ci sono ancora, almeno per noi, indicazioni precise. Cioè lo offrirà il mercato. È chiaro che a questa squadra, fermo restando questo modulo, il 4-3-2-1, insomma, che dir si voglia, serve soprattutto un esterno. Perché Magnaghi è una punta di manovra, però non è proprio un vero e proprio centravanti. Ci sono le mezze punte, i centrocampisti che spesso, insomma, vanno in sovrapposizione e vanno a inserirsi, però un esterno per questo modulo manca, che magari quando Magnaghi va a far manovra attacca lui la profondità, ecco. Quindi forse si andrà su questa caratteristica di giocatore, non lo so. Dipenderà anche da chi effettivamente esce prima. Certo. Questo sì, perché se dovesse uscire prima Cianci, allora va comunque trovato un'alternativa a Magnaghi di centravanti. Se dovesse uscire o Martignago prima o anche Martignago, e magari si andrà più su un esterno, ecco. Però al momento non mi sento di dire si andrà su questo, si andrà su quest'altro, perché, insomma, da quello che sono le sensazioni, bisogna prima vedere chi uscirà. Oh, a proposito di Magnaghi, so che è un giocatore che conosci per averlo seguito anche negli anni scorsi, ne avevamo anche parlato. Non ti chiedo il nome di un partner di Magnaghi, ma che tipologia di giocatore serve più un esterno, serve più una prima punta, serve, non lo so. Beh, esterni non credo, se vogliamo continuare a giocare con due tre quarti, diciamo, giocare quindi stretti, non serve un esterno proprio di ruolo come un giocatore con le caratteristiche, faccio per dire, di Mirko Petrella. Serve più un giocatore che diciamo con una seconda. Io faccio sempre l'esempio del Pescara, che di Oddo, che centrò la Serie A con Benalì e Caprari, che giocavano alle spalle di Lapadula, ecco, quella tipologia di giocatori lì probabilmente, però in quel ruolo il Teramo è abbastanza ben fornito, perché ci può giocare Mungo, ci può giocare Costa Ferrera, ci può giocare Bombaggi. Io non credo, ma guarda, io penso che tutte queste problematiche siano legate ad una cosa sola: fare gol.
Cioè, io penso che oggi il problema del Teramo Maggiore sia che nel reparto offensivo i numeri non siano quelli che ci si aspettava all'inizio, soprattutto considerando il numero di attaccanti e trequartisti che formano la rosa. Quindi è chiaro che oggi, al di là di chi possa essere il partner ideale, quindi il nome del partner ideale, a me si è concesso che poi sia Magnaghi, perché se tu mi parli di Cianci in uscita potrebbe arrivare un giocatore che alla fine potrebbe andare a fare lui il terminale offensivo della squadra, quindi non è detto che sia così, ma come è difficile anche dire, voi fate i nomi di Martignago e di Cianci, giusto? Sì. Però fai l'uscita e poi devi fare l'entrata, quindi chi bloccheresti durante il mercato di gennaio deve stare lì ad aspettare te che fai le uscite. Io la vedo difficile, soprattutto perché parliamo di giocatori che comunque penso che abbiano anche contratti pluriennali. Allora, 2021 Martignago, 2022 Cianci. E quindi il Teramo cosa farà? Darà in prestito i giocatori, farà pluriennali a chi arriverà e a fine anno torneranno i giocatori con altri contratti pluriennali? Oppure chi prenderà Martignago e Cianci si sobbarcherà di contratti pluriennali? Secondo me è difficoltoso, è un mercato difficile e lo sarà sicuramente. Se poi uno pensa di dare via per poi mettere dentro, la vedo ancora più problematica. Io penso che il Teramo deve andare per quelle che sono le sue idee, prendere il giocatore, poi durante il mercato prendere il giocatore che effettivamente fa il caso loro e loro sapranno. A prescindere dall'uscita che farai ma dopo. L'uscita però bisogna farla dopo, cioè il giocatore lo devi fare. Se pensi che lì ci sia un problema, il giocatore lo devi fare a prescindere. Perché se tu aspetti le tue uscite e il mercato è strano, a quel punto non penso che tutti aspetteranno te per venire, a meno che le condizioni non siano così più vantaggiose che certo. di altre situazioni. Ribadisco, al Teramo, al di là di chi arriverà e chi andrà via, quello che posso dire è che il Teramo fondamentalmente nel reparto offensivo ha prodotto poco in numero di gol per quelle che erano le aspettative su quei tipi di giocatori e soprattutto per quelle che erano le aspettative probabilmente del campionato che si voleva fare. Assolutamente. Ania, ti faccio vedere una cosa. Ora, mettiamo un attimo da parte il mercato, va bene? E vediamo. Partiamo dal presupposto che la rosa, prendiamo come base di riferimento la rosa attuale, proiettiamoci al 2020. Il problema reale, oltre a recuperare in classifica qualche posizione, per Tedino sarà, come dicevate prima, scegliere i titolari di alcuni ruoli. Vediamo la schermata. Ci sono tanti punti interrogativi, perché in realtà facciamo prima a vedere quali sono i punti cardine, i punti fermi. Certamente c'è Tomei in porta, certamente c'è Cancellotti a destra, certamente c'è Tentardini a sinistra, ancora di più se tu ci dici che si andrà verso un esterno giovane, certamente c'è Cristini al centro della difesa, però poi Piacentino o Soprano? Perché Piacentini ha fatto bene, ma Soprano è appena tornato da un infortunio ed era stato un investimento. A centrocampo gioca Rigoni o Viero? Mezzala destra Costa Ferrera o Santoro? In relazione anche alle parole di Achilli, che giustamente dice i giovani vanno valorizzati. A sinistra gioca Mungo da mezzala o Ilari, che però sembra avere più le caratteristiche per interpretare quel ruolo. Dietro le punte Mungo o Costa Ferreira, Bombaggi o Minelli, come chiedono spesso molti anche tifosi. Davanti Magnaghi o Cianci o eventualmente la punta che arriverà. Cioè, i punti interrogativi sono tanti. E il numero 6, Cristini o Iotti? io metto Cristini. Io metto Cristini, dai. Io Tomei, Tentardini, Cancellotti e Cristini metto la mano sul fuoco, nel senso che saranno anche certamente l'anno prossimo. Sì. Però perdonami, cioè alla fine penso che questa cosa qui è la cosa che non posso non aver condiviso all'inizio, cioè nel senso che questa è una squadra costruita con alternative in tutti i ruoli,
perché giustamente le diceva aggiungiamo Iotti in quel ruolo che non è l'ultimo arrivato, aggiungiamo il terzino, come si chiama, il Florio, terzino destro, Florio, aggiungiamo Tendardini barra Di Matteo, che comunque ha avuto il problema ma è in organico. Quindi questa è stata una rosa costruita così, senza gerarchie, e chi tra virgolette merita gioca. E io penso che questa cosa non dovranno cambiarla. Non dovranno cambiarla perché sarebbe proprio un rinnegare quella che è stata una scelta troppo evidente iniziale. E non posso credere che sia stata una scelta solo ed esclusivamente dell'allenatore. Però noi facciamo questo ragionamento, allora il tuo ragionamento io ho capito perfettamente, ma è un ragionamento fatto in estate, alla luce, noi lo facciamo adesso alla luce della posizione in classifica, di qualche giocatore che ha reso meno, delle parole del presidente Iachini, allora, che vuole allora valorizzare torniamo, i giovani. Torniamo al discorso, devi fare un grande mercato in uscita, se quello che ha detto il presidente è l'obiettivo che adesso vuole perseguire, che secondo me non era quello iniziale della valorizzazione dei giovani, perché non costruisce una squadra così per poi voler valorizzare i giovani. Quindi se l'intento adesso è questo, devi preoccuparti di fare un importante mercato in uscita e poi per quelle che sono chiaramente le coppie tra virgolette di giocatori over, rimanere ai periodi e allo stato di forma di ognuno di loro e al meritarsi la maglia, insomma, perché comunque Mungo nell'ultimo periodo io ho visto le immagini, ho visto un pochino più in difficoltà, 2 mesi fa stava abbastanza bene, quindi hanno la possibilità di ruotare i giocatori, quello sì, però se poi vuoi far largo veramente ai giovani non costruisce una rosa del genere all'inizio, e se lo vuoi fare adesso devi mettere in uscita tanti giocatori, soprattutto nella zona di centrocampo. Ania, te che ne pensi? Perché dicevo, il ragionamento noi lo facciamo adesso sulla base di cose nuove che sono intervenute in corso d'opera. Se vuoi valorizzare, è chiaro che devi avere il coraggio di mettere in panchina gente che insomma ha una carriera importante e anche, immagino, un contratto importante, se questa è la linea per la seconda parte di stagione, con tutti i rischi del caso, con tutte le valutazioni del caso e quant'altro, ecco, anche rischiandolo che questi giocatori poi andranno, che saranno scontenti, insomma, e ma saranno dei problema, problemi scusami, da gestire. C'è un problema di svalutazione del giocatore, cioè anche quando tu crei un discorso biennale o triennale su giocatori non più giovanissimi e comunque giocatori consacrati nella categoria di appartenenza, se poi veramente fai fatica in estate quando pensi in qualche maniera di volertene liberare o comunque di voler cambiare, quindi diventa una decisione molto delicata. Che già è una svalutazione implicita al fatto che il Teramo in questo momento è una posizione non ideale, insomma, quindi forse già un pochino c'è, cioè, giocatore. Sicuramente il Teramo nella testa di tutti, io parlo a livello di staff tecnico e dirigenziale, ci si aspettava chiaramente di più, ci si aspettava di più, perché è normale, perché io adesso le cifre esatte non le conosco, però io non credo che siano tante le squadre che abbiano investito più del Teramo in questo girone, ma in Lega Pro nel senso più assoluto, quindi è normale che vedere la squadra praticamente a centro classifica in questo momento e con un andamento molto 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 altalenante. Quello è il mercato iniziale, era stato fatto per cercare di fare bene, poi bene, chiaro che vincere nessuno ti dà la sicurezza di vincere, ma non posso pensare che le aspettative erano quelle, ma che poi l'ha detto anche il presidente, penso, sì, come sì, preambolo, sì. Quindi tutto quello che faranno adesso secondo me sarà comunque sarà programmato, quindi però non è un mercato così semplice come sento dire, per quelle che sono poi i proclami che si fanno, cioè il dare più spazio ai giovani veramente comporta cambiare tanto, secondo me. Non avrà un compito facile. Visto che tra poco dobbiamo chiudere, vi faccio sentire il richiamo alle istituzioni, perché c'è stato anche questo passaggio del presidente Franco Iachini alla cena del club biancorosso, lo ascoltiamo. So che tutti speriamo nella serie cadetta, cercheremo di fare.
qualche modo di arrivarci, sicuramente non so quando lo faremo, speriamo di farlo. Certo è che, lo devo dire con il cuore, io sono rimasto molto 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 deluso dalla risposta della, diciamo, della provincia, ma non nei tifosi, perché i tifosi hanno dimostrato veramente sia negli abbonamenti che nelle presenze allo stadio tantissimo attaccamento. Le istituzioni mi stanno un pochettino deludendo, però gli diamo ancora, il campionato non è finito, gli diamo ancora qualche chance, perché comunque, come si dice, il buongiorno si vede dal mattino, e se il buongiorno è quello che ho visto fino adesso, di certo non si vede una giornata solare. Spero che le promesse fatte vengano mantenute, così come spero che anche la comunità imprenditoriale della provincia mi aiuti a sostenere questa squadra, perché sostenere questa squadra da solo è un impegno, permettetemi, troppo, troppo grande. Io farò in modo che creerò le condizioni per poter sia allargare la base della proprietà, sia perché il presidente deve essere uno dei tanti, non può essere comunque il padre padrone, perché non ha senso in questa categoria, perché è una categoria molto difficile e dispendiosa. Però vorrei anche dire che l'humus territoriale deve partecipare. Io l'ho sempre detto, da una persona non di calcio, che far esaltare, far crescere l'entusiasmo del calcio, far crescere anche indirettamente, e non solo indirettamente, anche l'economia di una provincia. Quindi queste cose spero che le capiscano in tanti, quindi anche in tanti. Oh, un vero e proprio richiamo alle istituzioni, in alcuni passaggi anche un po' severo. Ha detto: il girone di andata è andato, adesso manca metà stagione per la fine del campionato, speriamo che per la fine del campionato qualcuno risponda. E anche ha aperto, e questa insomma è una notizia, ha aperto anche al fatto di poter allargare la base societaria. Ha detto: il presidente deve essere uno dei tanti, non l'unico, ma può essere affiancato da chi ci vuole stare e chi vuole, crede in questo, che è un progetto, ripetiamo, che parte, che ha tantissimi aspetti, sia a livello di infrastrutture che a livello di squadre. Insomma, però la tirata d'orecchie c'è stata. Sì, sì, c'è stata. Poi quando parla di promesse fatte, ovviamente noi non sappiamo a che cosa questo non lo so, però chiaramente saranno evidentemente delle premesse forse già date. Molte collegate magari alla realizzazione del centro sportivo giovanile per i giovani, insomma, di cui si parlava già qualche mese fa, ipotizzo, ecco, poi non saprei ipotizzare altro, almeno da fuori. C'è stato anche un forte richiamo all'imprenditoria, sì, perché credo che magari la partecipazione imprenditoriale, forse da come si evince insomma dalle parole del presidente, sia stata al di sotto delle attese. Però il Teramano, il territorio Teramano è un territorio un po' particolare, insomma convivono diverse anime, e soltanto quando probabilmente il progetto diventa davvero importante, magari c'è in ballo una categoria importante, forse secondo me riesce ad attrarre anche luoghi che allo stato attuale non sono stati ancora attratti. Quindi va fatto un lavoro, è chiaro, giornaliero, mensile, annuale, per cercare insomma di avvicinare anche altre zone che in questo momento sembrano abbastanza lontane, seppur vicine in linea d'aria, ecco. Però credo che poi alla fine quello che fa davvero la differenza siano sempre i risultati della squadra. Sì. E se la squadra non riesce, gira e rigira, e se non riesce ad attrarre, perché non sta facendo in questo momento un campionato che magari ci si aspettava, di conseguenza l'interesse di un imprenditore, adesso dico di Martinsicuro, per fare un nome, fare un esempio, non sarà così interessato, certo, a farlo, perché magari è più interessato a San Benedettese,
all'Ascoli, insomma, ci sono varie anime nel territorio della Ramallo, sì. E non solo. Quando c'è un progetto e una categoria davvero importante, secondo me certe scelte poi verranno automatiche, però adesso obiettivamente è anche molto difficile, ecco, il lavoro. Assolutamente. Oh, per Flash, scambio Cianci Curriere di cui si è parlato? Attuale, no. Da quello che leggiamo c'era questa ipotesi, ma il procuratore di Cianci ce l'ha al momento smentito. Ecco, smentito per il momento anche la pista Rocco Costantino. Sì, attualmente sì, pare che non sia in uscita Costantino. Oh, invece come vanno le cose nell'Agro Pontino? Partita rinviata domenica, che poi sarebbe stato, ne abbiamo parlato proprio domenica sera, sarebbe stato un derby tra direttori sportivi abruzzesi, te contro Battisti, poi non si è giocato, però rimandata. Sì. All'8 gennaio. Sembra all'8, adesso l'ufficialità non c'è ancora, però sembra che la data buona possa essere 8 gennaio, le cose vanno benino. Senso che adesso la squadra sta facendo bene, chiaro che io sono arrivato da un paio di mesi, quindi... No, ti confermo che è ufficiale, è 8 gennaio. 8 gennaio. 14:30. Le aspettative comunque sono importanti, perché la piazza comunque è una piazza importante, è una piazza che dove secondo me si può fare calcio a un certo livello. È normale che come sempre quando si subentra è sempre un po' più, si fa più fatica, però io sono molto contento e molto fiducioso che si possa crescere ancora parecchio, anzi sono abbastanza, per quelli che sono stati appunto i punti fatti nell'ultimo periodo, comunque da quando siamo arrivati io e l'allenatore, mi sorprendo come in effetti il Latina avesse fatto così poco bene nella prima parte del campionato, perché è vero che c'erano dei difetti nella squadra, però era comunque una squadra con una buona qualità, e adesso bisogna vincere. Voi dicevate sempre, adesso parlate dei risultati, e sei più contento che il Cassino abbia fermato la Turris, che ha bloccato la prima in classifica, o che il Cassino abbia guadagnato un punto e vi è a meno uno? No, che il Cassino abbia fermato la Turris, chiaro che non puoi non pensare di poter arrivare primo, punto. Devi pensare sempre positivo, non mi interessano altri discorsi, è chiaro che per arrivare primo devi vincere sempre e ci devi provare, però se non ce la farai sicuramente hai creato una mentalità che ti servirà nel futuro, e nello stesso tempo comunque hai fatto tanti risultati. Ripeto, nel periodo di gestione nostra comunque abbiamo fatto 14 punti in 7 partite, che è una media da, due punti comunque da vincere il campionato, o comunque da stare molto vicini. Secondo me si può fare, si può ancora migliorare, quindi parliamo di numeri importanti, però la squadra deve continuare a crescere. L'allenatore sta facendo un grande lavoro, la piazza, ripeto, è una piazza molto ma molto importante, dove comunque c'è fame di calcio e c'è voglia. Non dimentichiamoci che 6 anni fa il Latina si è giocato la Serie A col Cesena, sì, quindi sì, sì. Parliamo di una città e niente, ci auguriamo di ottenere tanti buoni risultati. Oh, posso fare una domanda proprio in chiusura, la summa, l'ultima domanda dell'anno di Proteramo. A livello giornalistico, com'è la... Cioè, hai trovato differenze, meglio, peggio, più cattivi, più siete buoni? Siete peggio qui. Siamo peggio qui. Molto peggio. Non sei il primo che lo dice. Però io poi devo dire anche una cosa, cioè io sono stato 4 anni a Teramo, adesso vivo una realtà diversa e forse avevo anche bisogno di fare questo tipo di esperienza, devo dire la verità. È la prima volta che lavoro fuori dall'Abruzzo, quindi un'altra cosa comunque per me storica. Però poi io credo molto nei confronti, anche nei confronti di un certo tipo, quindi, perché poi al di là dei ruoli che ognuno di noi occupiamo, ci sono delle persone dietro sì. I ruoli. E dirsi le cose in faccia forse ti aiuta poi a crescere ancora di più nel proseguo. Quindi io Teramo, nonostante effettivamente una piazza per quello che è in effetti Teramo, piazza comunque importante, chiaro che dal punto di vista giornalistico la cosa è abbastanza pesante, però io poi qui nell'esempio lampante
del dissidio che ci può essere tra due persone, però poi uno si chiarisce e si può ripartire, tra virgolette, anche conoscendosi meglio, più forti di prima. Poi tanto e tu non facevi fine mai un nome. Quindi questo era il tema del contendere, cioè i nomi di mercato. Io poi i nomi di mercato ho avuto sempre problemi anche con i presidenti, l'ho avuti anche quest'anno adesso. Però non è una cosa solo tua, è una cosa. Ma io poi ho talmente tante cose per il cervello che veramente dico un nome credendo che sia quello e il giorno dopo casomai perché è così, ma tanto tutti questi discorsi oramai avete inquadrato anche voi il problema di tutto. Il problema sono sempre i risultati. Sì, sì. I risultati mettono tutto a tacere e fanno che tutti i rami di una società di calcio possano andare meglio. Quindi alla fine, se c'è una cosa che conta, partendo da una solidità che deve esserci a livello societario, contano i giocatori, conta la squadra, conta quello comunque che alla fine la squadra fa in campo la domenica e durante la settimana, perché tanto sono solamente loro al 100%, poi tutti possono avere un'influenza percentuale chiaramente nel risultato finale, ma i giocatori sono quelli che ti fanno vincere o perdere. Mi ricordo che qualche tempo fa mi dicesti tuo lavoro è complicato, il nostro lavoro è complicato perché tu fai durante la settimana, ma poi il tuo destino è legato a 11 persone che vanno in campo. Assolutamente sì, e ne sono sempre più convinto, soprattutto adesso che vivo una situazione diciamo già in corso d'opera, e ancora di più sto capendo che è così, cioè la gestione del giocatore è troppo importante. Buon Natale Marcello e bocca al lupo. Altrettanto buon Natale a tutti. Buon Natale anche alla nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania. Non ci vediamo più? Io te. No. Ci vediamo. Ti do il buon Natale, viva Dio. Buon Natale anche a voi. A livello formale un buon Natale. Buon Natale anche alla regia, a tutta la redazione di TV6. Grazie, buon Natale anche a voi che ci avete seguito in questa prima parte di Proteramo. Saremo di nuovo insieme martedì 7 gennaio, sempre su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buon Natale e buon 2020.